strumenti di musica. La musica che in canavese abbiamo scoperto in questi mesi, in queste settimane, che con il nostro format abbiamo fatto un piccolo grande viaggio in quello che sono il mondo delle sette note a 360 gradi, perché effettivamente abbiamo toccato generi completamente diversi. Oggi andiamo a scoprire un gruppo, definiamolo particolare, ma in realtà molto simpatico e anche allo stesso tempo molto professionale, che si chiama Gli Amici dal Forno. Oggi abbiamo il presidente con noi, che è Alessandro Alice. Ciao Davide. Buonasera. Ciao. Ciao Alessandro. Allora, raccontaci un po' di questo ensemble che negli anni ha quasi partito per scherzo, mi sembra, perché in realtà è diventato alla fine una piacevole compagnia di tanti momenti che i canavesani e non solo hanno imparato a conoscere. Raccontaci un po' di storia degli Amici dal Forno. Dunque, gli Amici dal Forno nascono nel 2017, mm-hmm. a settembre, quasi per caso, mm-hmm. perché sostanzialmente ci avevano chiamati per animare la festa dell'85esimo anniversario di fondazione dell'ANA di Forno. Okay. E contemporaneamente siamo stati chiamati a Prascorsano per la festa della vendemmia. Cioè, due impegni, due cose diametralmente opposte. Diametralmente opposte, però. E sostanzialmente, perché Amici dal Forno? Perché non ce ne siamo nemmeno scelti noi questo nome. Perché, perché ci hanno, i nostri amici di Prascorsano ci hanno catalogati così e ci hanno messi sul manifesto. Visto, piaciuto, quindi Amici dal Forno. Sostanzialmente quel giorno lì non sapevamo un po' che pesci pigliare. Ci siamo stati, eravamo 10 persone radunate un po' così, mm-hmm. e abbiamo eseguito brani del nostro repertorio e siamo piaciuti, quindi da cosa nasce cosa, il tempo la governa, abbiamo dato seguito a questa formazione ed eccoci qua, dopo 6 anni, un po' evoluti musicalmente, cresciuti di numero, quindi molto molto soddisfatti. Per chi non vi ha mai sentito né vi conosce, qual è il genere di musica che proponete, i brani, cos'è, tradizione, rivisitazione, raccontaci un po' di cosa sono gli Amici dal Forno anche sotto questo punto di vista. Dal punto di vista musicale, mm-hmm. ci possiamo definire poliedrici, perché un tuo collega ci ha definiti come esperti del liscio agricolo, ma non solo. Perché liscio agricolo mi piace molto. Quello è il punto di partenza, piace un po' a tutti, siamo armati delle musiche da intrattenimento del calibro di La Cichina, L'Ambasciatore, Marieme, voi Marieme, che qua va per la maggiore, certo. Però negli anni abbiamo anche cercato di evolvere verso un pubblico ascoltatore decisamente più giovane, decisamente, certo. Interessato a generi musicali pop, dance, rock, quindi mm. spaziamo da Claudio Villa a Gigi D'Agostino. Mamma mia, cioè, è tutto quello che c'è in mezzo. In mezzo a un calendario musicale incredibile. Sì, Elvis Presley ce l'abbiamo, Frank Sinatra ce l'abbiamo, quindi per quello dico che siamo poliedrici. Poi sostanzialmente noi ci prestiamo ad attività sia in esterna, quindi più con una formazione da marching band, mm-hmm. feste di paese, feste patronali, magari anche eventi un pochino più seri ma all'aperto, mm-hmm. oppure facciamo anche delle attività, come del resto una settimana fa a Castellamonte, mm-hmm. Un pochino più istituzionali, un pochino più serie, nel senso che siamo stati invitati non per la prima volta a tenere un concerto tutto nostro, mm-hmm. a tema, mm-hmm. per una ricorrenza molto importante, che era la festa della liberazione. Quindi tolta la maschera della street band rumorosa, ci siamo vestiti eleganti, abbiamo intrattenuto il nostro pubblico con un concerto a tema, certo. con delle musiche tratte da colonne sonore di film, uh-huh. Sulla Seconda Guerra Mondiale, un capitolo sulla musica klezmer, che è la musica tipica dell'ambiente ebraico, uh-huh. si chiama area ashkenazita, quindi Europa dell'Est, uh-huh. e quindi abbiamo riscosso un discreto successo. Diciamo che dietro a questo gruppo dal nome simpatico e dal fatto che, come raccontavi tu, c'è anche momenti di sana allegria, però c'è la dimostrazione che c'è anche della professionalità, siete dei musicisti comunque che amano quello che fanno, sono preparati, e anche la capacità di riuscire a passare
da, diciamo così, da qualcosa di più easy, di più divertente, a decisamente qualcosa di più serio, comunque come argomento, dimostra anche un po' la filosofia degli Mr. Four. E appunto, qual è la filosofia che anima questo gruppo? Beh, sostanzialmente lo dice anche il nome, prima di fare musica insieme noi siamo amici, e quindi perché non unire l'utile al dilettevole? Cioè, bene, andiamo in giro, andiamo a divertirci, a far divertire, se possibile facendo buona musica. Lì c'è un po' di studio dietro che magari tante persone non vedono. Quando mi metto lì insieme ai miei collaboratori più fidati e studiamo le musiche da proporre nelle prossime sessioni al pubblico, e visto che la nostra formazione è atipica ci tocca scriverle da capo a fondo. Ah, ok. Conte. Quindi questo è il lavoro che c'è prima di quello che sentite nei nostri eventi. Quindi non è cosa, non dico buttata a casa, perché assolutamente quando ci si prepara, si suona, non c'è mai nulla di improvvisato, tra virgolette. Nella mia filosofia no. Cerchiamo di scrivere le musiche, le note sono scritte giuste, poi come vengono? Vabbè, succede. Ok. Va bene questa cosa, di come vengono. No, a parte gli scherzi, effettivamente avete saputo farvi apprezzare, tant'è che adesso ti chiedo, classica domanda, quali sono gli eventi, gli appuntamenti che avrete a breve e quali sono eventualmente gli obiettivi, i traguardi o quelle che sono le iniziative che avete anche, diciamo, se non a breve o a brevissimo termine, a lungo termine? Allora, in questo mese saremo il 28 maggio a Lusiglier, alla Festa dell'Acqua. E faremo animazione musicale itinerante, quindi ci troverete dalla domenica pomeriggio fino a tarda serata qua a esaurimento forze, in giro per Lusiglier. Sicuramente non esaurimento note, no, perché da quello capisco non avete da proporre. Poi nel mese di giugno ci piacerebbe, ma devo ancora trovare un po' il coraggio di proporci, fare una suonata agli Alto Canavese Games. Però è un'idea in libertà. Nel mese di luglio, immancabile la festa della montagna, il Monte Soglio, che certo, da 2 anni animiamo noi, un po' alpinamente, cioè ci prendiamo gli strumenti e saliamo la montagna e suoniamo in vetta. Uh-huh. E poi a medio termine, un obiettivo a medio termine potrebbe essere farci vedere su Rai 1, a febbraio, magari sul palco dell'Ariston di Sanremo. Oh. Quindi ci dai un'anticipazione così, la butti lì? No, e diciamo che stiamo lavorando, dai. Ah, beh, cavolo, sarebbe bellissimo. Già il Canavese, per altri motivi, ricordo la scuola più piccola d'Italia con Ceresole presente, poi musicalmente anche perché una parte di quelli che sono in statuto, che hanno suonato, vivono in Canavese. Alex Loggia è venuto a trovarci, è stato uno dei primi a essere intervistato qua. E quindi quel palco, diciamo che un po' di canavese lo conosce, chissà che averne di nuovo un po' in futuro sarebbe una bellissima cosa. Concordo. Più che altro, un grande bocca al lupo, perché in questo senso non si fanno i lavori con bocca al lupo. Alessandro, direi prima di tutto grazie di essere venuto a trovare, grazie di averci raccontato brevemente quello che è la filosofia, quello che è un po' la storia del Mr. Four. Naturalmente chi è che vorrà ascoltarvi, come ci hai raccontato, ci sono un po' di eventi, ma eventualmente se qualcuno avesse bisogno anche di contattarvi, come allora farlo? Ci sono i nostri canali YouTube, WhatsApp, Facebook e Instagram, sempre basta digitare Amis del Forno e ci trovate. Beh, a questo punto invitiamo tutti a venirvi a trovare, a venirvi ad ascoltare, bocca al lupo per tutto. E eventualmente febbraio del 2024 vi aspettiamo su un podcast speciale. Grazie Alessandro. Grazie Davide. Grazie mille.